Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi raga vi porto il metodo per fare il car to service senza aspettare il tempo dell'attività di Tony. Unico difetto, bisogna essere in due ragazzi. Quindi iniziamo subito con il glitch e con i requisiti. Un amico che ci dà una mano ragazzi, dobbiamo possedere il bunker. E vi consiglio anche di mettere il rientro al bunker, così saremo già lì all'inizio del glitch. Dopodiché ci servirà ragazzi l'autofficina con i veicoli dei clienti all'interno e il veicolo da cui prendere le modifiche all'interno dell'autofficina. E ci servirà ragazzi anche la possibilità di richiedere l'attività di Tony, quindi aver fatto l'allestimento del night. A questo punto ragazzi possiamo iniziare con il glitch. Quindi ci mettiamo a rientro al bunker in modo di spawnare già al bunker. Una volta che abbiamo fatto ciò raga, semplicemente usciamo dal bunker. E una volta che usciamo dal bunker ci dirigiamo con un veicolo speciale o con il teletrasporto ragazzi all'autofficina. Io userò il teleport. Quindi a questo punto, una volta arrivati dall'autofficina raga, entriamo all'interno. Una volta che siamo all'interno andiamo a scegliere il veicolo da cui prendere le modifiche. Oggi raga vi spiego anche due metodi diversi per buggarvi. Allora ragazzi, intanto cerchiamo il veicolo da cui prendere le modifiche, ci saliamo sopra e ci facciamo una modifica qualsiasi. A questo punto poi torneremo a posto. Intanto adesso vi spiego una cosa. Ci possiamo buggare ragazzi con la radio dalle scale, ci possiamo buggare con il succo sopra le scale, basta cambiare lo stile dell'autofficina per avere il succo, e raga ci possiamo buggare anche con la sedia. Quindi io adesso vi farò vedere il metodo con il succo, ma se voi non avete la mia stessa stile dell'officina potete usare o la radio o la sedia e la funzione è la stessa, identica. Quindi ragazzi, ci facciamo invitare dal nostro amico che sta in lobby con noi dentro il suo CEO, come vedete in basso a sinistra. A questo punto, regà, quando siamo membri dell'organizzazione del nostro amico, dovremmo andare o dal succo, o dalla sedia, o dalla radio. Io ragazzi userò il succo. Se voi non avete il succo, basta cambiare lo stile dell'autofficina. Quindi a questo punto gli chiedo al mio amico che è fuori, che è il capo dell'organizzazione CEO, di avviare un'attività di Tony. Quindi aprirà il telefono ragazzi, chiamerà Tony e richiederà l'attività. Appena lui richiede l'attività raga ce lo dice e noi interagiamo o con il succo o con la sedia o con la radio qua sotto dalle scale. A questo punto aspettiamo che arrivi l'allerta che ci dice che l'attività è stata avviata. A noi non ci arriverà a schermo, la vedrà solo il nostro amico. E a questo punto, quando ci dice che l'attività è partita, quella di Tony, andiamo dal veicolo ragazzi del civile, cliccheremo una volta freccia a destra e indovinate un po', sbada bam ragazzi, avremmo moddato il veicolo. Adesso dovremo aspettare il timing dell'attività, ma noi diciamo invece al nostro amico di andarsene a farfalle. Quindi cambierà lobby e uscirà dalla lobby ragazzi. In questa maniera lui quitterà l'attività in automatico cambiando lobby raga, e noi potremmo comprare immediatamente il veicolo moddato del civile. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, condividete i miei video altrove e alla prossima. Ah raga, se volete supportarmi alla grandissima ci sono abbonamenti bassi e alti. Bella raga, alla prossima. Sbada bam.